Zannoni, 1.57 344, una pole che gli sarebbe valsa la quarta posizione anche nella gara del mondiale. Davvero un risultato straordinario, grandissimo record per il pilota del Junior Team Total Gresini Honda, nonché campione italiano già Moto3 nel 2018. Scatta molto bene Zannoni, mantiene la prima posizione, ma ci sono tanti protagonisti che provano ad infastidirlo nella prima parte di gara. Poi però Kevin spara giri record letteralmente per la Moto3 tricolore, 2.57 e 80, che gli consentono di fare ciao ciao a tutta la compagnia. Dietro però è battaglia stratosferica con Alberto Surra, team Minimoto KTM, con Vicente Perez Self, lo spagnolo dell'RGR Team Racing Factory, se le danno di santa ragione. Con loro l'altro pilota del team di Davide Giuliano, arriva anche lui in grande bagarre per cercare di guadagnare la posizione, ovviamente Nicola Fabio Carraro, e nelle prime rimane anche Elia Bartolini. Qui tenta il tutto per tutto Surra, poi al traguardo del penultimo giro non si capisce bene, Surra forse ha sbagliato, pensava che la gara fosse finita, quasi viene tamponato da Carraro. Intanto vince con un vantaggio di 8 secondi e 3, uno straordinario Kevin Zannoni nella volata vera, quella finale. Alla meglio Vicente Perez Selfa, che guadagna il secondo posto davanti ad Elia Bartolini, mentre Carraro è quarto davanti a Surra. Superbike, primo appuntamento all'autodromo del Mugello per l'inizio del CIF 2019. Subito un colpo di scena Alessandro Del Bianco con la BMW, finisce a terra, aveva preso una traiettoria troppo laterale, è andato a centrare Eddie Lamarra e cade ancora prima di iniziare questo primo appuntamento per uno dei piloti più attesi della stagione. Scatta molto bene Lorenzo Savadori con l'Aprilia della nuova M2 Racing. Andiamo a rivedere qui il contatto e la botta senza conseguenze fisiche naturalmente, ma che causa il ritiro di Alessandro Del Bianco. Fanno la differenza Salvadori in prima posizione e Pirro in seconda, allungano in maniera prepotente, alle loro spalle un gruppo di inseguitori dal quale riesce a sganciarsi Samuele Cavalieri, Barney Racing. Poi l'errore di Lorenzo Salvadori, lo attacca a questo punto Michele Pirro, ma il colpo di scena è dietro l'angolo, perché ecco che cosa succede: Michele Pirro perde il controllo e se ne va all'anteriore. Qui purtroppo niente da fare, il pluricampione italiano finisce così nella via di fuga, questo primo appuntamento della stagione. Non può crederci nemmeno lui, si dispera, nessun problema fisicamente. Cade anche Mantovani dopo un finale di gara abbastanza complicato con la sua BMW, ma a festeggiare un super Lorenzo Savadori che arriva da dominatore in questo primo round del Mugello, precedendo un grandissimo Samuele Cavalieri e Zanetti, che in volata batte Lorenzo Gambellini. Grande festa in casa nuova M2 Racing. Autodromo del Mugello 600 Supersport, anche in questo caso primo round della stagione, ospite di lusso come wild card, trasparente fini della classifica, Andrea Locatelli con la Yamaha del Bardalev Ambros. Qui purtroppo abbiamo una caduta nella prima parte di gara, Locatelli se ne va ovviamente come da previsione, ma alle sue spalle è una grande lotta che vede coinvolto Mercandelli dopo una bellissima rimonta, Luca Bernardi, c'è anche Massimo Roccoli, c'è Muzio in questa fase della gara, c'è l'ex campione italiano Davide Stirpe. Purtroppo proprio Marco Muzio è vittima di questa scivolata, deve abbandonare la lotta quando sta per iniziare la seconda parte, questo primo round della 600 Supersport al Mugello. Roccoli all'attacco, cerca di sorprendere gli avversari, poi una toccata di Mercandelli nei confronti di Roccoli, involontaria, ma Roberto è arrivato leggermente lungo, per fortuna nessuna conseguenza. Va a tagliare per primo il traguardo Andrea Locatelli, risultato appunto abbastanza prevedibile ma non valido per il campionato italiano. La battaglia per il campionato italiano la vince un super Luca Bernardi che precede Mercandelli, mentre Stirpe è terzo e ha la meglio ancora su Massimo Roccoli. Primo successo nella 600 Supersport tricolore per Luca Bernardi. Premoto 3 all'autodromo del Mugello, primo round della stagione 2020 con il poleman Riccardo Trolese, numero 10 del M&M Technical Team, a scattare davanti, ma ci sono tantissimi piloti subito protagonisti. Edoardo Liguori per esempio, che scatta velocissimo e prende subito il comando delle operazioni, poi sarà una
sorta di fuoco fatuo, diciamo, perché comunque il gruppo è pronto a rimontare. La gara che purtroppo vede subito qualche caduta, ma per fortuna senza conseguenze per i piloti. Del resto, la bellezza di questa Premoto 3 sono i 30 che sono schierati sulla griglia di partenza, e con tanti nuovissimi talenti provenienti dal CV Junior pronti ad emergere. Qui purtroppo una carambola al bucine, ma per fortuna anche in questo caso problemi soltanto di uscita di gara, ma poi non ci sono conseguenze appunto per i piloti. Ne vediamo un grande rimonta, Pini fa un bellissimo sorpasso, si porta davanti a tutti, ma c'è anche Edoardo Boggio, il campione italiano MiniGP in carica della C-Racing Team, che riesce a fare una finale di gara davvero incredibile, velocissimo, una grande prestazione la sua che lo porta al successo. Doppietta per la C-Racing Team con Boggio e Pini, e Basso che va a conquistare invece la terza posizione davanti a Lolli e Trolese. Subito una grandissima gara della Premoto 3, tanto tanto spettacolo e sostanza per i giovanissimi del FCIV 2020. Supersport 300 Autodromo del Mugello, round numero 1 dell'FCIV, campionato italiano velocità 2020, con la pole di Matteo Vannucci, Yamaha Team Cast 16 Corse, che non riesce però a sfruttarla al meglio, perché parte subito fortissimo Nicola Bernabé, ma molto bene anche lo spagnolo Miguel Perez. Tutto il gruppo scorre regolare alla staccata della San Donato verso il primo cambio di direzione, anche se poi c'è subito un problema, per fortuna però senza conseguenze per il pilota. Nicola Bernabé prova a insistere, gran ritmo, era risalito in seconda posizione Matteo Vannucci, ma purtroppo una caduta per lui e perdiamo uno dei protagonisti di questa gara. Eccolo qua Nicola Bernabé, grandissimo ritmo, si allontana, se ne va, una fuga davvero imperiosa la sua, niente da fare per gli avversari, e ci provano Perez, ci prova ovviamente anche Bastianelli, è una grande lotta, ma non c'è niente da fare, perché il ritmo di Bernabé è davvero spaziale, e addirittura il gruppo che va a lottare per la seconda e la terza posizione si fa ancora più numeroso, e quindi le carte vengono abbastanza diciamo rimescolate. Si fa vedere anche Kim Aloisi molto molto bene, ma poi arriva il successo perentorio per Nicola Bernabé e per la Kawasaki del team rientrante, team Pedercini, una grandissima vittoria per lui nella volata finale. Alla meglio lo spagnolo Miguel Perez, che va a conquistare la seconda posizione davanti all'ex campione italiano Manuel Bastianelli, ma il trionfo è tutto per un super Nicola Bernabé e per il team Pedercini, autori davvero di una prestazione perfetta.